ci troviamo per parlare delle cose nostre, della nostra regione. Stiamo rilanciando il partito a livello regionale in maniera massiccia, in maniera molto capitale, e abbiamo intenzione di mettere un delegato per ogni comune, perché la nostra presenza deve essere non lontana, ma vicina. Quindi chi ha voglia di battersi, chi ha voglia di fare, c'è spazio per fare, c'è spazio per impegnarsi. Allora, il prossimo appuntamento elettorale è Gorizia, quindi dovremmo essere concentrati tutti su Gorizia, perché dovremmo arrivare all'8%, che ci permette di avere una voce più pesante, più possente, più pregnante, più importante, più roboante all'interno dell'amministrazione comunale. Perché noi abbiamo fatto tanto a Gorizia, qui abbiamo Alessandro Mascotta, assessore, che fa l'atto con la delega dei cimiteri, che uno può anche sorridere, ma c'è poco da sorridere, perché andando anche in questi settori si può dare tanto anche in settori secondari, apparentemente secondari, perché poi sono settori importantissimi che attengono ai sentimenti della gente, che attengono al culto dei defunti, che è un culto di civiltà, perché un popolo si caratterizza anche in queste cose, come rispetti i propri morti. Poi non è che si interessa soltanto di cimiteri, si interessa di anagrafe, di ufficio elettorale e di tanti altri settori. Comunque ha dato un'eccellente prova di sé e ha tenuto sempre alta la bandiera del Partito Pensionati, girando come una trotta e soprattutto sostituendomi egregiamente. Siamo in prima linea guardando avanti e guardando al futuro. Il che significa avere 3 mesi soltanto di tempo per raccogliere 7.000 firme e presentare le liste. Io dico, affermo e sostengo che noi raccoglieremo le firme e ci presentiamo, perché così è e così sarà. Però tutti quanti mi dovete aiutare. E ognuno poi dovrà dirmi in partenza, ti aiuto e poi mi devi aiutare. Non dire arriviamoci noi e partite voi, perché da solo poco posso fare. Se mi danno una mano, riusciamo a raccogliere 7.000 firme, presentarci, tornare in consiglio regionale e dare una lezione a tutti quanti. Perché è ora veramente di dire basta ai pensionati, o si svegliano o purtroppo faranno la fine a cui il governo di turno li destina. Voi avete visto che il risultato elettorale ci stanno premiando, oltre ogni aspettativa. Ormai viaggiamo fra il 5 e il 6%. Abbiamo lasciato adibiti tutti, sono rimasti, possibile, sì, è una questione ovvia, per il semplice fatto che la sinistra è uno spappolamento totale, la destra è troppo altezzosa, i grillini fanno troppi errori, quindi portiamo avanti questo progetto. Ripeto, accennavo prima nell'intervallo che è un ruolo e un impegno enorme, enorme, quello di portare avanti un partito in così rapida e improvvisa crescita, perché poi la crescita va gestita, altrimenti ci ritorce contro e scompariamo in 2 minuti. È così, perché se noi cominciamo a imbarcare tutto e tutti, è la cosa più sbagliata che possa esistere. Dice, per crescere imbarchiamo questo che è il consigliere comunale, imbarchiamo quell'altro che è assessore, alla fine ci troviamo quello che succede agli altri, succede pure a noi. Chi si candida nel Partito Pensionato deve essere incensurato, non deve avere storie strane, e quelle che cambiano il partito ogni 3 minuti è meglio restare a casa. Che non ha mai fatto politica, uno che comunque ha una militanza antica, vecchia, comunque possiamo prendere brave persone, gente in cerca di gol, qua non ne abbiamo bisogno. Adesso, dicevo, ci impegniamo a Gorizia. La campagna elettorale inizierà il 1° gennaio, noi già saremo in campagna elettorale, in effetti già lo siamo, la Scotta sta già organizzando le truppe, già lo siamo, e a Gorizia abbiamo il 6% e 3 consiglieri, dobbiamo arrivare almeno all'8% e 5 consiglieri. Questo è l'obiettivo che ci poniamo. E perché no? Avevo un esplorato ancora maggiore, perché non c'è posto limite alla provvidenza. E generalmente nella mia vita, quando mi sono proposto degli obiettivi, li ho sempre raggiunti, perché mi propongo obiettivi realistici. Non dico conquisteremo il comune, non abbiamo la forza, forse un giorno conquisteremo anche il comune, ma lo vedrà mio nipote, io non lo so. Quindi
è un impegno di questo partito, che tutti da Europa mondo. Strano che siamo non solo vivi, ma stiamo crescendo in maniera veramente bella. E questo deve farci sentire orgogliosi di appartenere a questo piccolo ma grande partito. La famiglia, che credo ognuno di noi abbia un minimo di sensibilità, un minimo di moralità, un minimo di umanità per capire i drammi di migliaia di italiani che rimangono senza casa, senza lavoro. Poi generalmente accade che in una fabbrica lavora moglie e marito, e quindi viene meno il reddito della moglie del marito e si finisce i giardinetti. Guardate, io mi sono soffermato su un fatto, mi sono reso conto di una cosa, ho fatto una riflessione, e non è difficile, è più facile di quanto uno crede trovarsi a fare il barbone. Quanta gente si ritrova a fare il barbone senza neppure accorgersene, dalla sera alla mattina, molte volte si sfasciano le famiglie e diventa un dramma, generalmente con l'uomo in questo caso, che perdono la casa perché non riesce più a pagare il mutuo e si trovano in mezzo alla strada. Ci sono una massa di italiani che dormono in macchina, una massa di italiani che dormono per strada, di cui tutti se ne fregano, perché tutti impegnati a soccorrere e aiutare quelli che vengono con le banche, che fuggono da queste guerre, che qua la guerra non c'è, anche da paesi che non sono affatto in guerra. E poi io mi chiedo, noi che siamo italiani abbiamo avuto la guerra civile dal 43-45, è la cosa più brutta che ci possa essere, non è la guerra, ma è la guerra civile, cioè la guerra fra fratelli. Avevamo a nord, avevamo italiani, giovani che si arruolavano con le camicie nere, uno può pensare come vuole, in quel momento storico c'erano centinaia di migliaia di italiani che si arruolavano con le camicie nere, dall'altra parte c'erano i giovani che andavano a fare i partigiani sulla montagna, gli uni e gli altri amavano il nostro paese, gli uni e gli altri avevano una visione diversa, ma erano italiani tutti e due, la cosa peggiore. Ma non sono scappati in Svizzera, non sono scappati in Francia, non sono scappati dove volete voi, hanno preso le armi e hanno difeso il loro paese. Questi signori ben pasciuti, belli, ben vestiti, equipaggiati dalla più moderna e sofisticata tecnologia, adesso è bella di quello che c'hanno, sono scappati dalla guerra quelli, poi scappano dalla guerra ragazzi di 20 anni, ripeto, ben pasciuti e ben curati, ma le mogli, i fratelli, i figli, i nonni, i genitori, dove sono? Non mi sembra bello. Invece, giustamente, ci sono i casi di profughi veri, di quelli che veramente scappano dalla guerra, che poi magari a quello che si riconosce alcun diritto, magari può succedere pure questo. Siamo per aiutare chi veramente scappa dalla guerra come da convenzioni internazionali, ma a questo non possiamo accogliere i migranti economici, perché in effetti sono stati migranti economici da tutte le parti del mondo. Voi avete visto che proprio ieri sul giornale Il Piccolo e Il Messaggero Veneto c'era un grosso articolo sul quale poi scriverò qualcosa anche io domani, su quei 50, in provincia di Gorizia, da un primo accertamento, 50 stranieri che godevano abusivamente dell'assegno sociale, quindi la pensione sociale, la pensione sociale di 634 euro per chi ha più di 70 anni, sono ben soltanto. Questi signori, che avevano il figlio, il nipote qui, facevano ricongiunzione familiare e avrebbero dovuto stare 10 anni in Italia per avere questo diritto. Invece questi andavano, venivano, vanno e vengono e nessuno controlla. Adesso prendevano diritto alla pensione, danno questo diritto alla pensione, potrebbero parlare anche di pensione di invalidità, perché danno pure quello, gli danno tutto praticamente. E vengono, prendono la pensione e se ne tornano dove stavano. È comodo così. E allora c'è stato questo primo controllo, che era per città altissima in provincia di Gorizia, 50 per il momento. Ma io quando ero consiglio regionale, sapete quanti interventi ho fatto su questo argomento? I comuni, l'INPS e quant'altro. Ma perché non controllano? Si va a tagliare e a recuperare un euro da un povero pensionato. Subito si recupera e poi si buttano all'aria e si danno, si sprecano centinaia di migliaia di euro, ma a livello nazionale saranno milioni di euro per dare soldi a chi non ha diritti senza fare controllo, mentre un malato nostro, un disabile viene chiamato a visita mal che vada ogni 2 anni. Veramente scabroso, cioè si stringe nei confronti degli italiani perché dicono che non vi sono soldi, non vi sono risorse e poi si largheggia con questi ospiti. Io credo che non vi sia razzismo, perché siamo
contro ogni forma di discriminazione, per l'amore di Dio. Ma c'è un vecchio proverbio cassinese, non solo cassinese: prima i tuoi e gli altri se puoi, prima i tuoi e gli altri se puoi. Quindi pensiamo prima agli italiani, che certamente ne hanno più bisogno di tanti di coloro che arrivano. Vedete, anche a Turriaco, ad esempio, ieri su Piccolo, c'è, ho tutto ciò in borsa, c'è un articolo a due pagine sul problema di Turriaco, dove ha rassegnato dei cosiddetti profughi, tutti fra i 18 e i 30 anni, soli, e vogliono collocare in due appartamenti siti in un'ex caserma dei carabinieri a via Attana a Lopo. In questa caserma ex carabinieri due famiglie hanno acquistato la casa, quindi gli appartamenti sono quattro. Due famiglie hanno acquistato la casa, in altri due appartamenti sono rimasti questi ragazzi. La loro casa, dal punto di vista economico, non varrà più nulla. Chi volete che va a comprare un appartamento avendo di fronte tutti questi signori? Io credo che nessuno lo va a comprare, quindi quell'appartamento magari comprato anche con mutuo si riduce a nulla, a zero. E poi tutti i reati che ruotano attorno a questa immigrazione incontrollata e incontrollabile. Vedete, poi le vittime presenti sono i pensionati, mo ammazzano uno, mo rubano un altro, perché i vigliacchi con chi se la pigliano? Sempre con più deboli, non con più forte, sempre con più deboli. E forse io credo che ci voglia un pugno duro, un pugno di ferro nei confronti di chi approfitta dell'ospitalità e per l'ingraziamento ci sputa in faccia. Bisogna avere il coraggio di prendere, imbarcare e mandarle via. Poi ci si lamenta perché alcuni paesi europei alzano i muri. Ma lo sai che vi dico? Secondo me fanno bene. Difendere il proprio paese è un diritto. Non possiamo, noi che facciamo la politica delle braccia aperte, io le manderei tutte a casa di Alfano. Le manderei tutte a casa, è facile dire. Accogliamo. E allora, accogliamo a casa degli altri? Portateli a casa vostra. No, a casa loro no. Ma questo è un problema che non riguarda le zone chic delle città. Per esempio a Roma non riguarda i Balioli, a Napoli non riguarda il povero. Riguarda sempre le periferie delle città, riguarda sempre i più poveri, i più disagiati, dove si aggiunge disagio a disagio. Che cosa succede? Dove si aggiunge disagio a disagio. E quindi credo che bisogna avere il coraggio di dire anche all'Europa. Poi l'Europa, più volte chiamata in causa, non interviene, non ci aiuta, è sempre pronta a bacchettare, però non accolgono, noi dovremmo accogliere, noi alla Grecia. Noi alla Grecia, anche questo qui, Frontex, mandano le navi militari d'Europa, mandano le navi militari in Mediterraneo e fanno il servizio taxi. Quelli partono, telefonano, pronto, stiamo affondando. Oh, se tu pensi alla nave è scassata, imbarca acqua, perché sei partito? Cioè, credo che sia semplicemente ridicolo partire, telefonare alle quali capitanerie, stiamo affondando, non partire. Allora questo servizio taxi, perché si incentiva, si dà l'illusione che tutto si può, si dà l'illusione che l'Italia ha proprio bisogno di tutti questi signori. E poi un'altra cosa che voglio dire, ma perché dobbiamo spendere somme inusitate per tenere questi signori? Cosa c'è che mi sono? Per tenere questi signori e addirittura pagare tanti soldi alle cooperative. Pagare tanti soldi alle cooperative, e perché, mi domando, questi signori ospiti non possono lavarsi, stirare, cucinarsi e lavorare un po'? Non possono, perché? Si fanno male? Bisogna lavarli, stirare, fare, ma in nome di che cosa? Ma perché quando un nostro va in Marocco, va in Senegal, va in Nigeria, lo trattano allo stesso modo? No. Quindi umanità non significa lassismo. Accogliere bene quelli che veramente scappano dalla guerra, gli altri mandati via. Non possiamo accogliere milioni di persone, perché poi aumenta la delinquenza, perché non si può dare continuamente a vita le risposte in termini di alloggio, di scolarità. E poi questi signori del governo hanno pensato a una cosa, al ricongiungimento. Quando faranno una sanatoria, perché alla fine finirà così, l'Italia è il paese delle sanatorie, quando faranno una sanatoria,
o comunque sia, quando la situazione si stabilizzerà, questi qua hanno diritto a chiamare la moglie o le mogli, la moglie o le mogli, non lo so, ma tutto è possibile, non so dare una risposta. I figli indubbiamente, il nonno, fino alla quarta generazione, mettiamo così, quindi ognuno diventa 7-8, quindi moltiplichiamo la massa di quelli che è venuto e verranno, ogni giorno sbarcano migliaia di persone, fa poco più notizia, per tutti i parenti che si portano appresso. È un'invasione della quale ne pagano le conseguenze sempre più deboli. Casa popolare, ATER, chi ha le case, chi ha 12 figli è senza reddito, fittiziamente senza reddito. I nostri pensionati, vedete che i servizi per televisione e quant'altro vanno, occupano la casa e se ne fregano. E nessuno può ricacciare via. Ma mi sembra bello. È il bonus. Poi un altro aspetto, morale e etico. Un invalido pide 287 euro di pensione, un pensionato al 1504 euro, più o meno se fortunato. E io mi domando perché per un cosiddetto profugo, sono tutti profughi, no, è possibile, sicuro? Che poi alla fine neanche il 70, neanche il 10% viene riconosciuto profugo. Bene, con questi signori che arrivano ci sono 35 euro, naturalmente data alle cooperative, date a chi è alla Caritas e quant'altro. Il partito pensionato di Slovenia aveva avuto 11 seggi alle ultime elezioni, 5 seggi sono aggregati durante la legislatura, quindi viaggio sui 15-16 deputati, però è presente che il Parlamento sloveno non è quello italiano, ha 80 componenti, quindi 15-16 deputati su 80, sono tantissimi, la verità, tre ministri, un sottosegretario, la vicepresidenza del Parlamento, tanti incarichi. E allora ce l'ha fatta la Slovenia, prova a farla la Croazia, prova a farla anche in Bosnia qualcosa, addirittura in Russia hanno costruito un partito pensionato, in Ecuador, in tante parti del mondo, ma perché noi siamo più cretini, più fessi che non dovremmo creare un partito pensionato capace di andare in Parlamento? O siamo o non ci siamo. Una piccola minoranza nel partito pensionato con tanti sacrifici. Abbiamo fino ad oggi annaspato, no? Annaspato. Perché non, per quale da noi pretendono tutto? Perché non fai? Perché non avete fatto? Perché non abbiamo ottenuto? Come che noi fossimo al governo? Perché? A noi tutti chiedono conto, tutti vogliono e chiedono conto. Ma non vanno a chiedere conto a coloro a cui hanno votato. Facciamo un esempio in regione. C'ero io, ero il più attivo di tutti. Non lo dico io, dico la storia. Adesso le cugine possono più dire perché c'è internet, andate a visitare la 9 e 10 legislatura regionale e vedete quante cose ho fatto. Da solo, a me tutti chiedevano conto, perché così sono i pensionati, non fanno nulla ma poi pretendono tutto, la pacchetta magica. Non è così ragazzi, se si vuole una cosa bisogna partecipare. Vedi, il nostro amico di Beduno, anzi acquisito a Beduno, un giorno disse una cosa, che fa tutto spesso la cita, i pensionati si libereranno quando hanno fatto, vero? I pensionati si libereranno quando sono di Reano, non di Melluno. E vabbè, perché libereranno quando hanno fatto. Quel momento purtroppo sta arrivando, tanto è vero che cominciate a vedere che la gente scende in piazza, erano anni che la gente non scendeva più in piazza, adesso se voi seguite le cronache a Roma, qua, là, la gente comincia a cacchiarsi, ad arrabbiarsi e scende in piazza perché si è stufato. Quando arriva un limite che non è più, non ha più niente da perdere, quando hai perso la casa, quando non riesce a fare a fine mese, quando sei carico di debiti, quando sei disperato, quando bussi e nessuno ti risponde, io ieri sempre sul Messaggero c'era una notizia che mi ha lasciato sconcertato e allibito. Una ragazza va a scuola e sviene perché erano alcuni giorni che non mangiavo, l'avete detto anche voi. Ma è possibile che una società dove sono avuto tonnellate di cibo vi sia una ragazza che sviene perché ha fame? È allucinante. E questo, io ho fatto un comunicato ieri che non c'è neanche se vado pubblicato, perché sinceramente stamattina non ho fatto a tempo a leggere i giornali. Ma io dico, gli assistenti sociali dove sono?
Noi abbiamo proposto la mappa del bisogno. Che cos'è la mappa del bisogno? La mappa del bisogno, che dovrebbe vedere in prima linea i comuni e per essere assistenti sociali, devono individuare tutti quei soggetti a rischio povertà, a rischio disagio per la salute, con tanti problemi, e contattarli in continuazione per vedere la telefonata, una visita, in continuazione. Non deve essere il cittadino ad andare al comune, ma è il comune che va al cittadino. Questo si chiama un comune veramente di prossimità, un comune vicino alla gente. Perché chi è? Vi sono dei professionisti, professionisti delle cose, professionisti del bisogno, che sanno tutte le leggi, sanno tutte le porte a cui bussare e quindi si muovono molto bene. Ma chi veramente poi ha bisogno, avrebbe bisogno di aiuto, non sa neppure dove andare, neppure dove bussare. Ed è verso questa gente che deve essere indirizzato ogni sforzo, perché questa gente deve essere avvicinata ai servizi e bisogna aiutarli. Molta gente non sa, anche se bisogna delle strutture, bisogna delle opportunità, non sa dove andare ed è un problema. Quindi bisogna che ogni comune predisponga un libretto, un volumetto, e vivo per ogni società civile. Ed anche per questo noi dobbiamo batterci. Debbono rivendicare i propri diritti. Il problema non si risolve né con le mancette, né con i bonus, né con le elemosine. Adesso a tutti i diciottenni daranno i 500 euro per acculturarsi, per andare al cinema, per comprare un libro. Quei soldi andranno spesi per la formazione professionale, per cose più utili, più concrete. Si vuole colpire di chi non ha mai chiesto allo Stato. Ha lavorato, ha messo soldi da parte, si è sacrificato. A questi si vuole continuare a chiedere sacrifici. La patrimoniale, un qualcosa che sta di regime sovietico, di regime stalinista. La patrimoniale su che? Su chi? Su chi ha lavorato e risparmiato? Vergognatevi! E noi come partito dobbiamo alzare la voce, dobbiamo alzare la testa e dobbiamo alzare la mira, perché non possiamo più tacere, perché i toni bassi, delicati, educati. Io è pure vero che qualche volta mi lascio scappare qualche strafaccio, scappa, capita, ma adesso è un po' tempo che mi contengo. Ma quando ci vuole, dice quello. Non si può andare a che fare con un brigante, con Galateo, no, è un po' difficile. I briganti meritano altri briganti, in senso buono però, briganti per la giustizia, briganti per la dignità. Ed ecco perché ognuno di noi deve riappropriarsi dei propri diritti di essere cittadini. Voi vedete, volevano anche mettere mano alla Costituzione, che non sarà la Costituzione delle Costituzioni, ma che comunque dei diritti basilari ai cittadini venivano riconosciuti. Paese, ci vede una cosa del genere, in quale paese è possibile una cosa del genere? E noi dobbiamo avere la coscienza, bisogna impedire che il nostro paese cada nelle maglie di quello che è una partitocrazia sfrenata, affamata, famelica, soprattutto affamata delle libertà altrui, sempre pronta a limare, a tagliare, come che l'incapacità a governare dipendesse dai piccoli partiti, come che la capacità a governare dipendesse da quel prezzo di libertà che i cittadini hanno, che tutti si accaniscono contro le tasche dei pensionati, tutti vogliono attingere alle tasche dei pensionati, perché qualcuno ha detto se si piglia un euro ogni pensionato si fa prima che pretendere che chi piglia 90.000 euro all'anno paghi qualcosa in più. Voi sapete che poi i ricchi si difendono sempre, volevano mettere le mani in tasca a chi prendeva cifre altissime, iper altissime, hanno fatto ricorso e l'hanno vinto, mentre i pensionati ancora stiamo perdendo tempo perché manca la domanda fatta, perché non hanno né la cultura del ricorso, né la cultura del diritto, né la cultura di fare cause. Ma chi ha acculturato e ha soldi da spendere si difende e si difende bene. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver avuto la pazienza di ascoltare, e vi invito tutti a visitare Facebook. Chi non ce l'ha lo faccia, tutti quanti avete il telefono, avete internet eccetera, è ormai indispensabile. Ogni giorno, dico ogni giorno, anche ieri sera a mezzanotte, contattate Luigi Feroni Pensionati, è aggiornato ogni giorno. Ogni giorno c'è una pillola, ogni giorno. Quindi avete tutte le informazioni dell'attualità politica e quello che volete. Ogni giorno, io non ho nulla da fare, lo faccio.
l'ho facilitato a scrivere, quindi non c'è problema. Quindi visitatelo, chiedetemi l'amicizia e che modo vi potete collegare. Vi ripeto, tutti quanti, fatemi avere il numero del cellulare e chi ha Facebook me lo comunichi. Perché oggi è importante, oggi se tutti volano non possiamo andare a piedi. I nuovi mezzi di comunicazione non è più la posta, non è più la busta che comandavo. Oggi o si ha il telefono, qui datemi il numero, o si ha questi strumenti, questi social che consentono l'accesso all'informazione in tempi rapidissimi e soprattutto a nessun costo. Quindi io vi ringrazio e vi chiedo soltanto di aiutarmi in questo progetto ambizioso ma realistico. Essere presenti ed avere un grande successo. Il successo del Friuli Venezia Giulia sarà un successo a livello nazionale. Ne dovranno parlare tutti e dovrò fare da traino all'intero partito. Quindi il Friuli Venezia Giulia dovrà arrivare non in un comune, in due comuni, in tre comuni, ma come media regionale almeno al 5%, con punte alte, 8, 9, quello che sarà, in alcuni comuni. Quindi, nell'immediato, un delegato ogni comune, nell'immediato, riattivazione di tutte le schedine provinciali, nell'immediato, riunione ovunque, nell'immediato, ripresa delle ordinanze in tutti i mercati. Chi vuole aiutarmi, mi aiuti. E chi non la faccia meno, non costringo nessuno. Chi ritiene giusto e utile aiutarmi, lo faccia. Io da solo non posso fare i miracoli. Ho tanta voglia di fare e credo che, perché voglio bene a questo partito, che se fosse l'ultima cosa della mia vita che voglio fare, è rendere un servizio al partito pensionati e alla collettività dei pensionati, di coloro di cui tutti se ne strafondano. Gli diciamo no, dire no è il voto. Non stupidaggini, non urli, non schiamazzi, non minacce. Il voto è un'arma micidiale. Avete visto Renzi come se ne è andato? Mico con le bombe, col voto. Grazie, viva il partito pensionati!